scoprire nuovi posti e scoprire nuove capacità dentro di me, e per quello ho scelto un progetto che mi piaceva e sono partito. La miglior cosa che mi sia successa è così, è stato così partire. Sì, appena mi sono laureata è stato un momento proprio che ho pensato adesso cosa, e quindi ho pensato subito, faccio volontariato europeo così conosco meglio me stessa. Hanno tra 17 e 30 anni, 3 su 4 sono ragazze. Sul futuro le idee chiare o la voglia di chiarirsele, di imparare una lingua e fare le prove generali di una vita autonoma. Sono i giovani dello SVE, il servizio di volontariato finanziato dalla Commissione europea che in 20 anni ha già coinvolto 100.000 ragazzi, studenti e non solo. Riccardo è tornato a casa cambiato. Questa prima esperienza l'ha avvicinato ai valori dell'integrazione e della tolleranza. Una palestra per sentirsi cittadini d'Europa e per scoprire le proprie passioni. Io ho fatto uno SVE in Belgio e lavoravo in un centro per salvare animali selvatici, quindi proprio vocazione. Cosa diresti a chi sta pensando di partire? Di lanciarsi senza nemmeno perdere un attimo, e quindi è qualcosa di molto costruttivo, qualcosa veramente di bello che ti insegna di superare in qualche modo quello che non sapevi di poter superare.